Speciale cinema. Ed eccoci qua per speciale cinema. Allora, chi parla di cosa? Benissimo, Chi parla di cosa? ci Di cosa? sono Di che cosa abbiamo parlato? due film ultimamente usciti nelle sale che ci hanno visti i protagonisti come E spettatori. infatti c'è il film di Carlo Verdone e poi c'è Perfetto. stato anche il film The di Danish Girl, vincitore di no? premi Oscar, giusto? Infatti, assolutamente sì. Il film di Carlo Verdone l'abbiamo fatta grossa ricordiamo, con Antonio Albanese. Ecco, Sì, esattamente. in Per chi se lo fosse dimenticato, Antonio Albanese è effetti io con l'ho qualunque visto tutto mente. quanto quel film, L'hai l'ho visto visto tutto tutto? quanto L'ha quel visto film. Io l'ho tutto? visto completamente tutto, infatti dormivo sulla sua Ah, spalla. Sì, benissimo, effettivamente, quasi, siccome sì. l'abbiamo visto in streaming, Ecco. non Che concilia il diciamo, sonno, fra tra l'altro. la contentezza dei cineasti. Noi l'abbiamo vista a casa di Antonio, che lo salutiamo Un saluto cordialmente. al caro Antonio. E praticamente il film è ben fatto, ben ottima la ripresa, e ho visto in ripresa lo stesso Verdone, che era uscito dai suoi penultimi film un poco, diciamo, non brillante, né nella sua prestazione né nella trama. Questa volta, stranamente, con un partner maschile, l'ho visto un attimino Un po' più a suo un agio, po' più a meglio. suo agio, e soprattutto ha riacquistato l'antica verve che lo teneva, anche se la visione della trama mi ha dato un po' il ricordo ad un vecchio film di Totò, La banda degli onesti, cioè ricalca quel modo sofisticato, perché anche qua si parla di denaro. Cioè, con le dovute proporzioni, Certo. chiaramente, ecco. Quindi Albanese voto, cioè il film di Albanese Ma direi e di un Verdone. 7 pieno. Un 7 pieno, ok, quindi Luca, tu che promosso. voto dai, non avendolo visto? Che voto dai non avendo visto? 5. 5, Non avendolo perché la visto. seconda parte ha dormito. Ah, No, quindi il 5 al perché primo do un tempo. 5 perché le patatine erano buone. Ah, le patatine di Antonio. Poi purtroppo 5. Quindi è stava. stato voto alla patatina o al Purtroppo ho sbagliato cervello? posto perché stava a fianco a me e si è addormentato in coppa a spalla. Hai E ho visto? dovuto. È poco male. Quindi 0 al russare di Luca. Ok, perfetto. Vabbè. Scherzi a parte. Allora, non era l'ultimo argomento di speciale cinema, ma ce n'abbiamo ancora un altro che è quindi appunto The Danish Girl. Allora, The Danish chi l'ha Girl, visto fresco dei due? fresco l'abbiamo visto insieme. Ok. Praticamente Che è un tema molto giudizio dai? forte. Io darei al film un 7,5, 7,5 Mezzo voto in più rispetto al film perché è precedente. girato bene, soprattutto la scelta. Ricordiamo che il regista è lo stesso del film in lingua francese The Miserable. Ah, Le Miserable, È sì. praticamente anche del discorso del re, lo stesso regista. Ah, E ok, praticamente la trama, non voglio svelare la trama, ho capito. però per dire, per No. sommi capi, testimonia la sofferenza di un uomo che si trova imprigionato nel suo corpo e vuole a tutti i costi uscirne. Quindi invito a vedere per avere un giudizio personale. Però il film mi è piaciuto molto perché è stato scelto un attore che forse evidentemente prima di fargli girare il film è stato messo a dieta, Ah, perché caspita. nelle scene girate diventa molto esilino e molto, tra virgolette, affascinante nella sua femminilità. Perché poi il protagonista, addirittura hanno scelto uno con le labbra carnose, un Ah, attimino caspita. che ha un lato femminile di sé, che dimostra, diciamo, la volontà poi del personaggio del suo essere donna. Ecco qua, Anche se quindi. tocca una tematica molto forte che forse a qualcuno avrà dato fastidio, però ripeto, il film è ben girato, la trama è una, potrebbe essere scontata perché fa parte di una tematica che si sta dibattendo anche per quanto riguarda le unioni civili, però è una tematica che il regista ha fortemente voluto perché comunque questo personaggio, no, è un fatto vero perché addirittura è stata questa persona. Sì. Che poi la trama invito a vederlo, quindi non dico il finale, Certo. questa persona è stata Stipite. capostipite di una dinastia chiamata Transanger. Ok, quindi 7 a 1 e 7 e mezzo all'altro. Il tuo consiglio è andateli a vedere. Andato Se seriamente sono a ancora chiaramente nei vedere. cinema, se no chiaramente Sono procuratevi senz'altro in cinema perché è qualche un altra cosa. film ampiamente, quando c'è pubblico, Ah, beh, certo, poi. il cinema stesso, ripete, ha intenzione di proseguire, Beh, diciamo, la d'altronde sì, visione, perché dopo nei fra l'altro cinema le c'è. premiazioni, quindi è giusto così. Anzi, la non protagonista ha vinto l'Oscar di questo film, Patricia, non mi sfugge il cognome, però l'ha Vabbè, vinto. insomma, non,
credo che comunque sia, vabbè, andando a vedere il film, poi ci sia anche il nome. Chi l'ha visto come voi senza vedere, lo saprà.